siamo da Faba Ferramenta a Legnano, anche qui sono venuti a cercare le mascherine, le mascherine per i lavoratori. Quante ne hanno comprate e ne avete ancora? Ne abbiamo venute più o meno 400 e no, ne abbiamo finite sabato mattina alle 10. Quali sono le caratteristiche di queste mascherine? Hanno il filtro di protezione FFP2, quindi anche protezione, quindi nubi, tossiche, appunto polveri, o anche ad esempio se un giardiniere spruzza del veleno sulle piante lo protegge. Quindi una protezione di questo tipo, e sono dotate di filtro queste maschere. Erano, forse è meglio dire. Da quando sono venute a chiedervele? È all'incirca le primissime persone settimana scorsa. Il boom è stato, come è stato detto in precedenza, tra venerdì e sabato. Adesso invece avete quelle usa e getta? Sì, abbiamo quelle mascherine lì. E continuano a venire a chiederle? Sì, chiedono ovviamente quelle con il filtro, sono rimaste quelle lì. Avete anche la mucchina, ho visto, sul bancone. Sì, esaurita anche quella. E quindi è un po' un casino adesso. Le riordinerete le mascherine? C'è la possibilità di riaverle oppure no? Abbiamo già fatto la richiesta, ma non sanno se spedirle o meno. Sabato, domenica e stamattina c'è stato un assalto fuori dal normale, come era prevedibile, diciamo. E adesso vediamo ulteriori sviluppi per riempire di nuovo il negozio. Cosa compra la gente? Pasta, acqua, olio, latte, farina, quindi beni di prima necessità. Proprio per fare la scorta? Per fare la scorta, sì, esattamente. Quindi voi continuate a riformirvi in continuazione? Ci riforniamo regolarmente, senza alcun tipo di problema, e nulla, si andrà a riempire sempre il negozio continuamente. È una psicosi d'altronde, quindi noi l'affrontiamo lavorando. Grazie. Oggi sono chiuse tutte le scuole, come avete recepito questa ordinanza, come vi siete organizzati? Anche lei a casa dal lavoro? Ci siamo adattati a quello che hanno chiesto di fare. Io fortunatamente riesco a gestire il mio lavoro in autonomia, ma penso alle famiglie che non hanno la stessa possibilità, quindi è il problema, ma nel nostro piccolo dobbiamo fare quello che ci viene chiesto di fare. Una tutela in più per la sicurezza? Sì, sì, sicuramente sì. Voi stasera chiuderete alle 18? Per forza, devo chiudere alle 18. L'ordinanza regionale dice così. Poi non si è ancora fatto vedere nessuno a dirmi che devo chiudere alle 18. Voi di solito siete affollati? No, alle 18 no, sono pieni i negozi di me, quindi... E abbiamo ripreso adesso il cartello esterno, cosa avete scritto? Aumenta le tue difese immunitarie, fatti un prosecco. Un po' per sdrammatizzare un po', perché comunque è troppo allarmismo, secondo me. Troppo.